Di tante puntate è stato protagonista anche il prossimo attore che noi abbiamo il piacere di ospitare, che è un amico di Zelig Time. Lui in questo momento è impegnato con una fiction che sta riscuotendo un enorme successo. Penso che non abbia bisogno di grosse presentazioni, la fiction è sempre verde e lui è uno dei protagonisti, il nostro Stefano Pelella. Eccolo qua. Buonasera. Buonasera Stefano. Stefano, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, perché sappiamo benissimo che tu sarai impegnatissimo con le riprese, se non sbaglio, della seconda stagione di Sempreverde. Accennavo appunto a questa fiction che è arrivata ormai alla settima puntata. Sono state sette puntate estremamente intense, sei già andate in onda, una che andrà tra poco, anche se i trailer, le prime immagini che sono uscite già sui vari siti di spettacolo lasciano già un po' intravedere, e poi c'è sempre il pericolo dello spoiler, dire troppo rispetto a quelli che sono i numerosi colpi di scena di questa fiction. Una fiction che ha riscosso sempre più successo, è partita un po' in sordina come spesso capita, è diventata una cosa un po' di nicchia e poi piano piano è entrata nelle case degli italiani, è entrata mano a mano, è entrata nei cuori delle persone che ti seguono, soprattutto dalla parte del pubblico femminile, perché hai conquistato, o anzi, correggimi se sbaglio, il tuo personaggio Guido ha conquistato sempre più il favore del pubblico femminile. Guido, un personaggio un po' controverso, un personaggio dalle varie sfaccettature. Infatti. Tantissime sfaccettature che puntata dopo puntata noi abbiamo scoperto. Un personaggio che comunque è ambiguo. Siamo arrivati alla fine della sesta puntata in cui Guido dice una frase sibillina, se vogliamo, perché ha detto: io non so che cosa potrei sapere. Ecco. Ti sei congedato con questa frase nell'ultima puntata con il cosiddetto cliffhanger. Oramai mutiamo questi termini inglesi con questi colpi di scena finali, il cliffhanger, il picco, che ti fanno stare lì sul divano con la voglia di dire: ah, accidenti, ne guarderei ancora volentieri un altro episodio, tant'è che oramai il termine binge watching è entrato nel linguaggio comune, cioè questa serializzazione delle serie, permettimi il bisticcio delle parole. Ecco, Guido è un personaggio che piano piano ha messo... Ecco, questo applauso non è per me, non è per lui, ma è per il nostro Stefano Pelella, meritatissimo. Perché gli ascolti di Sempreverde, io ho qua dei grafici che dimostrano, dei dati, ma è inutile andare lì a snocciolarli perché sono sotto gli occhi di tutti, nelle prime pagine dei giornali se ne è parlato tantissimo di Sempreverde. Una delle poche fiction che... tra l'altro siamo riusciti a esportare all'estero, perché spesso noi oramai importiamo fiction, serie TV, show dall'estero, ma siamo stati sempre lì a rincorrere in qualche modo e piano piano ci stiamo mettendo in pari, se non ogni tanto tentiamo un timido sorpasso. A questo punto però sono tantissime le domande che probabilmente vorrebbero farti loro, perché non capita tutti i giorni di avere qua con noi un attore del calibro di Stefano Pelella. Stefano Pelella che ha cominciato qualche anno fa, veramente è il calore di un pubblico. Però correggimi se sbaglio, ma secondo me loro ormai non vedono in te un attore, non vedono un professionista, ma vedono quasi un parente, perché tu settimanalmente entri nelle case. Io mi ricordo quando tu facesti la pubblicità, quello delle saponette, delle spugnette, che era molto divertente, e già lì avevamo cominciato ad apprezzare il tuo lato un po' guascone, quella simpatica canaglia che poi tu sei riuscito a portare un po' nel carattere di Guido, un personaggio che all'inizio era un po', lavorava un po' nell'ombra, non era molto visibile, ma piano piano ha conquistato sempre più spazio all'interno di una fiction Sempreverde che, leggo qua, è stata rinnovata fortunatamente anche per la terza stagione. Una fiction che comunque prevede ancora tantissime
è finita l'acqua, magari fa molto caldo su questo palco, chiederei scusa a Mariano se ci fosse ancora dell'acqua per il nostro Stefano, perché Mariano sei gentilissimo come al solito. Potrei stare delle ore qua a intervistare Stefano, perché sono tante le domande che probabilmente anche voi vorreste togliervi e le curiosità che vorreste togliervi, però a questo punto vorrei tentare un esperimento televisivo che non è da tutti i giorni. Cioè, ribaltiamo per un attimo i nostri ruoli, e se tu fossi il conduttore e io l'attore, l'interprete di una fiction, che domanda vorresti farmi? Dov'è il bagno? Da quella parte. Stefano Pelella, Alessandro Betti. Tum, tu, tu.